Assessore, oggi la presentazione di questo schema di avviso per le imprese che ricadono nei comuni danneggiati, quindi non solo per le imprese danneggiate. Sì, sì, infatti allora la particolarità di questo bando che poi uscirà è che sono invitate a partecipare non tanto le e comunque non solo le imprese danneggiate, ma è una misura che di fatto è equiparata a come se fosse una zona di area industriale complessa che ha avuto dei problemi. Quindi quelli che saranno poi valutati sono dei progetti da parte appunto delle imprese ricadenti nei 7 comuni dell'alluvione del 2023, una misura di 50 milioni di euro che unisce l'Emilia Romagna, le Marche e la Toscana e soprattutto guarda ad alcuni settori specifici che sono soprattutto progetti di investimenti produttivi sulla ricerca, l'innovazione e sull'energia, sia in parte alcuni per le grandi imprese che per le piccole e medie imprese. Oggi presenteremo un avviso pubblico che verrà pubblicato nei prossimi giorni, che prevede il sostegno per un importo di circa 50 milioni di euro a favore delle imprese che intenderanno realizzare delle iniziative imprenditoriali nei comuni colpiti dall'alluvione. Si tratta di progetti di investimento di tipo produttivo, quindi per la realizzazione di nuove unità produttive, per l'ampliamento di unità produttive, per la riconversione o anche per iniziative nell'ambito di progetti di tutela ambientale, quindi decarbonizzazione piuttosto che investimenti in energie rinnovabili o anche per efficientamento energetico o anche per bonifiche. Questi investimenti dovranno avere una taglia minima di 1 milione di euro e potranno ricevere dei contributi a fondo perduto o anche finanziamenti a tasso agevolato.